riserve naturali, aree verdi, vere e proprie risorse del nostro territorio. Ecco perché il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato la delibera del piano d'assetto e la sistemazione della riserva naturale della macchia di Gattaceca e macchia del Barco nelle zone dei comuni di Monterotondo, Sant'Angelo Romano e Mentana. Il tutto per restituire a pieno questi parchi ai cittadini che potranno godere di nuove aree protette. È in arrivo anche l'approvazione del piano per Monte Catillo a Tivoli, una futura ricchezza, come spiega l'assessore provinciale alle politiche dell'agricoltura, Aurelio Lo Fazio. È importante istituire dei parchi perché migliorano la qualità della vita, ma non solo, saranno la futura ricchezza di quelle popolazioni in quei territori fortemente già urbanizzati, quindi una vera e propria rivoluzione che sicuramente le giovani generazioni, ma anche i cittadini, sapranno apprezzare. Yeah.